ancora una palla persa per l'Alno e Cecchini che va a realizzare riportando la Falcara a meno 1 sul punteggio di 72-71. Il pubblico incita l'Alno che ha veramente bisogno oggi di questo incitamento, perché si trova veramente a mal partito contro la squadra pescarese. Intanto c'è uno sbaglio di Benevento e Bosley ha recuperato il rimbalzo, il Capisciotti ancora a impostare la palla del possibile sorpasso della squadra pescarese ai danni dei fabrianesi. Intanto intercetta palla a Israel ma non riesce a controllarla. Per il Pescara 11 secondi per giocare questo pallone. Capisciotti e Cecchini stanno effettivamente dando dei grossi grattacapi in questo secondo tempo ai giocatori dell'Alno, che non riescono a opporsi validamente alle loro scorribande sotto canestro. Zero intanto ha già 11 su 21 al tiro, ci fa notare il nostro, mentre Wesley va a canestro portando in vantaggio i suoi colori. Vediamo adesso l'Alno se riuscirà a concretizzare un'azione offensiva che è da un po' di tempo che l'Alno non realizza. Marcelo De Souza sbaglia anche lui questo tiro che non era probabilmente da sbagliare, un vero peccato, e Montano ripresenta Servadio. È una giornata storta dell'Alno, senza dimenticare chiaramente i meriti della Falcara, che dato che la Paganessa si gioca sempre in due, se una squadra gioca meno bene anche l'altra squadra avrà il suo merito. Mentre Zino sbaglia da Benevelli, Masseo vede un varco e poi tira realizzando, no, sbagliando, ma fa buona guardia Israel e sul rimbalzo offensivo in tapina Lizza. Altra scorribanda di Cecchini che sbaglia questa volta e Benevelli prende la palla per poi riuscire a perderla grazie anche a una confusione che sta regnando indubbiamente in campo. Sono tutti palloni sporchi che i giocatori non riescono a controllare bene, e chiaramente chi la tocca per ultimo quando la palla va fuori perde il possesso della stessa. 10 minuti dal termine, 74 Alno, 73 Falcara Pescara. Israel ha recupero di una palla, poi va fuori. Peccato, Israel ha un guizzo chiaramente superiore a Wesley, data anche la più giovane età del brasiliano dell'Alno. Ma chiaro, non sappiamo, questa palla è dell'Alno, viene data all'Alno. E passiamo la parola a Giampiero. Intanto un importante cambio per l'Alno Fabriano operato da Giorgio Montano, che rimette in campo Toni Francescato, che quando era stato in campo il primo tempo aveva sicuramente, era riuscito a tracciare i giochi, gli schemi offensivi dell'Alno in modo preciso e aveva lasciato l'Alno in vantaggio, mentre Lucio Romano questa sera in serata non positiva non era riuscito a fare altrettanto. Inoltre con lui è entrato anche Stefano Servadio al posto di Marcel De Souza, che sicuramente questa sera non ha percentuali al tiro estremamente positive, per cui l'Alno riprende a giocare sul punteggio di 76-73 con un tiro da tre punti di Capisciotti che sbaglia e Boni che recupera un rimbalzo che apre per Francescato che appoggia a Servadio, subisce un fallo nettissimo da parte di Capisciotti. Israel invoca il fallo intenzionale e forse non a torto. C'è un po' di confusione in campo, gli arbitri Marchis e Garibotti sanciscono un fallo a Capisciotti e due tiri liberi. Un ottimo pallone e fingendo un passaggio a Israel ha realizzato, così eludendo i tentacoli di Ernest Wesley. 83 Alno, 77 Falcara, mentre Israel è vittima di un lieve incidente, ci sembra, in un fortuito contatto con Wesley.
applausi del pubblico, si riprende con Capisciotti e intanto è uscito Cecchini, è entrato Carboni per la Fagar. Che ne pensi di questa mossa di Perazzetti, Giampiero? Ma fra le altre cose c'è in panchina ancora Toni Zeno, Zino che ha 3 falli e Wosley invece in campo che ne ha 4, e adesso diciamo che forse perché l'Alno Fabriano schiera 3 guardie, c'è Francescato, Benevelli e Servadio, anche Perazzetti ha fatto lo stesso mandando in campo Balugani, Carboni e Capisciotti. Adesso però vediamo che Perazzetti mette sullo sgabello del cambio Toni Zeno, questa volta sbaglia il tiro da 3 punti. Amos Benevelli, il cui tiro precedente era andato a bersaglio ed era estremamente importante, forse questo tiro comunque era aggravato da un fallo. Israel intanto a terra e adesso Perazzetti sostituisce Capisciotti, positivo questa sera, con Toni Zeno, e quindi ritorna alla Fakar Pescara con un quintetto abbastanza naturale, con i 3 lunghi Magro, Zeno e Wosley, e con Balugani che gioca a guardia assieme a Carboni. Quindi si provvede a ripulire il parquet, un anno veramente molto nervoso, anche Boni adesso aveva avuto uno schizzo di nervosismo su questo fallo che gli aveva fatto Magro, ma Boni molto bene, elude Magro in morbido lay-up, deposita la palla a canestro, un'altra buona prova di Alessandro Boni che ricordiamo ha giocato gli ultimi 4 minuti del primo tempo e 13 minuti della ripresa con un quadro, e quindi si sta comportando molto bene. Tre punti in questo movimento di Carbone, sesto punto per lui, vicino, ma è il terzo fallo, diciamo, alla linea di 3 punti, a 2 su 3 da 3 punti e nessun tentativo da 2 per Francescato. Ci sono 2 tiri liberi, anche perché la squadra allenata da Perazzetti, la Fakar Pescara, ha raggiunto il bonus. Primo tiro libero a canestro per Francescato, 9 punti per Toni Francescato, ancora un tiro per lui e ancora un canestro, 10 anche Francescato, che così ha 4 dalla lunetta. Nell'ultima partita Francescato aveva sbagliato qualcosina dalla lunetta, oggi nei momenti che contavano della partita. Ha dimostrato veramente di essere un giocatore anche in... Benevelli dall'altra parte sbaglia, Zino recupera il rimbalzo e si libera in qualche modo il suo marcatore in quel momento per Benevelli e realizza. 12 punti per Luigi Magro, per lui 6 su 9 al tiro, una buona prova effettivamente di Luigi Magro, ex dell'anno ricordiamo, per un solo campionato magari, nell'81-82 e 87 anno, 82 Fakar Pescara, l'anno, buona entrata di Toni Francescato e buonissimo canestro. Bravo, bravissimo Toni a sfruttare questo varco che gli si è fatto. Oggi c'erano indubbiamente dei suoi punti, dopo un buon inizio nel secondo tempo ha avuto la mira un po' appannata Marseo pallone al bacio a Boni che va a segnare il suo 15° punto, l'anno di 6-0, 91-82 a 5-6-15 dal termine, mentre la Fakar è in attacco in questo momento. Toni Zeno è fermo a quota 24, nel secondo tempo ha realizzato solo 2 canestri, un tiro da 2 punti per Boni, 80. Servadio, palla sotto di Benevelli per Boni, palla era un po' difficile da controllare,
Magro ancora dalla distanza dei 4 metri e ancora canestro di Magro. C'è un becco fra Benevelli e Zino, non sappiamo dovuto a cosa, comunque c'è il canestro di Magro, è chiaramente valido, 14 punti per Magro. E c'è l'1-1 in questo momento, cioè non abbiamo capito il fallo. Ah, il quarto fallo di Toni Zino, sì, ci sembrava. E Benevelli andrà in lunetta con 1-1. Mentre Toni Zino ha ancora qualcosa da dire a Benevelli. Non abbiamo seguito l'azione, non sappiamo cosa sia successo. Intanto anche questa sera Toni Francescato secondo me ha disputato un'eccellente partita, così come a Forlì forse non era stata abbastanza considerata. Anche questa sera si è espresso a eccellenti livelli sia nel primo tempo che nella ripresa, quando ha dovuto riprendere la squadra che era sotto di un punto e l'ha riportata diciamo così saldamente almeno per adesso in vantaggio con una regia estremamente oculata e precisa. Oltre a questo c'è da considerare che l'Alno ha preso questi 7 punti di vantaggio, adesso anche il possesso di palla nuovamente con Marcel in panchina, che invece a Forlì era stato estremamente positivo e determinante, mentre qui a Fabriano non molto spesso si esprime ai suoi livelli più consoni. Benevelli ha realizzato soltanto un canestro da 3 punti, però è stato lo stesso importante con dei recuperi e con un paio di buoni passaggi in contropiede. L'Alno adesso ha 9 punti di vantaggio a 4 dalla fine, con Magro che va ancora al tiro, lo sbaglia ma recupera rimbalzo, c'è però probabilmente un fallo di Israel, è il quarto fallo anche per Israel ed è una rimessa laterale in zona d'attacco per la Facar Pescara a 4 minuti dal termine con un minuto di sospensione. Ho fotografato molto quello che sta succedendo in campo. 4 minuti 85 Alno 86 Facar Pescara. Andiamo a dare qualche Carboni a 1 su 2, 2 su 3 da 3, Wesley 6 su 10 da 2 punti, 1 su 1 dalla lunetta con 8 rimbalzi, Cecchini a 8 su 12 da 2 punti, 0 su 2 da 2, da 3 scusate, 1 su 1 dalla lunetta, praticamente nessun giocatore della Facar ha sbagliato tiri liberi. Zeno intanto a 11 su 21 con 13 rimbalzi, 0 su 2 da 2, da 3 scusate, 2 su 2 dalla lunetta, Capisciotti 2 su 2 da 2, 0 su 2 dalla linea dei 3 punti. Alto tiro di 3 punti di Carboni, sbaglio, rimbalzo per Israele, 11° rimbalzo, chiaramente in media anche oggi Israele con le sue abituali prestazioni sotto i tabelloni. Israele come un conto in banca, ci si può contare sempre, pensiamo. E intanto Francescato fa il salvatore della patria alla grande quest'oggi con un ottimo tiro di punti realizzato. Zino dall'altra parte rompe il suo digiuno, 26 punti per lui. No? Veramente Francescato, e come giustamente ricordato Giampiero anche domenica scorsa, si permette di tutto oggi Francescato, semigancio di sinistro e canestro, 19 punti per lui, veramente oggi particolarmente perché non è veramente molto illuminata degli altri esterni, è riuscito a far valere. E intanto Benevelli ritrova lo smalto dei 20 anni e Fizzo in rovesciata realizza settimo punto, ormai tutto il palazzo è in piedi ad applaudire, e pensiamo che a 2 minuti e 40 al termine difficilmente all'Alno sfuggirà questo incontro, anche grazie a questo errore ennesimo di Zino e questo ennesimo canestro di Stefano Servadio, 25 punti per lui. Buona
prova di Vadio, anche se forse lo abbiamo visto oggi un po' troppo nervoso, tangenti dell'incontro. Possiamo comunque perdonargli, così come possiamo perdonare qualcosina anche a Marseo, che secondo me vedremo. Intanto Benevelli fa un tiretto da tre punti così che non va, Benevelli c'è la sorte, 104-90 per l'Alno a due minuti esatti dal termine. Intanto partono dei cori beneauguranti, ma non certamente tutto da dimostrare che ne ha uno squadra come il drappello più focoso gli ultrafabrianesi tempini, la loro squadra con l'incitamento sta urlando i quattro venti. Benevelli da due punti sbaglia e rimbalza di Israel che realizza, scusate, avevamo parlato, venduto la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. Comunque la Fagara ormai non è più in campo, la squadra di Pescara, l'attesa in questi ultimi 3-4 minuti, ma come sempre non ha lasciato scampo all'avversario che fino a quel momento indubbiamente si era battuto alla pari e anche in qualche modo meglio in certi settori del campo. Servadio da tre punti, non va la bomba di Servadio e va però questo ennesimo recupero di Stefano Servadio. Benevelli va a servire Israeo di sponda, usando Carboni come sponda. 104-93, 50 secondi dal termine, l'Alno porta in carniere anche questi due punti. Una partita molto sofferta. Servadio in entrata, a canestro ancora una volta. 27 punti per Stefano Servadio, che si conferma veramente l'uomo più di quest'anno in questo campionato. Intanto c'è una bomba di Cecchini, 20 punti anche per lui, da rimarcare anche la prova di Cecchini. Vediamo Benevelli che si avventura fra tre giocatori della Fagar sbagliando il tiro, forse subendo fallo, e Boni strappa l'ennesimo rimbalzo. Per Boni siamo arrivati a 9 rimbalzi. Stefadio sbaglia il tiro, recupera il rimbalzo, poi va in entrata e realizza subendo fallo di Carboni. Ormai è diventata una passerella questi ultimi 4 minuti, abbiamo atteso molto Pescara, avrebbe attuato il suo break, ci sembrava di attendere in vano, invece alla fine l'Alno realizza. Servadio ormai totalmente concentrato, sbaglia il tiro che poteva portare quota 30, e su questa palla fuori l'Alno vince il confronto con la Fagar e si porta così a 28 punti in classifica. Dal Palasport di Fabriano vi salutano Francesco Bellocchi, Lorenzo Carloni, Gian Piero Crubi. A risentirci per le prossime partite interne dell'Alno.